Buongiorno, iniziamo. 12 carte. Domani farò un video di passato, presente e futuro, ma oggi continuiamo con i messaggi. Messaggi aperti, vediamo un po' quale info vogliono farci giungere, quale spunto di riflessione o quale indicazione. Magari un consiglio da seguire. Questa mattina si parla di collaborazione e di cooperazione, non necessariamente con qualcun altro. Magari per partire con il piede giusto è necessario trovare l'accordo dentro di noi. Sicuramente c'è qualcosa che accomuna cervello e cuore. Solo che cervello e cuore, quest'oggi, in questo periodo, sembrano guardarsi di traverso, un po' in cagnesco, sulla difensiva, ognuno mostra le armi che ha. Come a dire, sappi cervello che io ho una spada, certo cuore, e non ho paura di utilizzarla, ma è una guerra intestina inutile, perché fate del male solamente a voi stesse, quando in realtà la vita vi sta chiamando a trovare l'accordo per sbloccare l'ambito dei sentimenti. Ora, questo accordo tra mente e cervello, no, tra mente e cervello, vabbè, se vogliamo distinguere l'organo dalla sua attività, tra razionalità e sentimento è necessario perché da troppo tempo vi siete bloccate o avete lasciato che i pensieri bloccassero il corpo e ha avuto la meglio proprio la condizione di autorità imposta dalla testa che ha raggruppato le preoccupazioni, ve le ha presentate tutte assieme come una sorta di conguaglio. Adesso risolviamo tutti i problemi. Così è iniziato l'ultimo periodo. Il vostro ragionare è stato tutto un soffrire, patire, affrontare questioni disparate che riguardano vari ambiti della vostra esistenza che vi hanno appesantito talmente tanto che il cuore a un certo punto non ce l'ha fatta più. Anche perché il cuore è veramente sotto pressione, come se, vedete, questo sangue, questi capillari, queste vene, queste arterie si sentissero talmente schiacciate da non riuscire più a vincere la forza di gravità e portare ossigeno al cervello. Allora, potremmo immaginarla così. La vostra parte emotiva, i vostri sentimenti, le vostre paure, le vostre ansie, ma quelle di pancia, devono trovare il modo di portare ossigeno facendo il sacrificio di risalire fino al cervello, proprio a quella parte del vostro corpo che adesso sta soffrendo tantissimo, perché è come se stesse cercando di lavorare senza risorse, è come se stesse cercando di lavorare e di camminare senza benzina e la benzina deve arrivare proprio dalle passioni che a sua volta si sono messe un pochino a fare lo sciopero. Perché? Perché ogni volta che queste passioni si presentano al cervello, il cervello cerca di analizzare la situazione e di far saltare un po' tutte le aspettative dei sentimenti. Quindi il cervello dice: guarda che la situazione è così, guarda che lui è così, guarda che se vuoi fare questa azione avrai questa conseguenza. È un amico antipatico perché è quello che sta sempre a sottolineare tutto e soprattutto va a smontare le vostre speranze, quelle che rientrano più nell'ambito del miracolo che non del fattibile. Quindi abbiamo detto che questi due aspetti dentro di voi devono riprendersi per mano e andare nella stessa direzione, non devono più farsi la guerra, perché ne risente tutto il corpo, però d'altronde i sentimenti che vorrebbero vedere realizzata una realtà non plausibile devono pure accettare saggi consigli del cervello, non lo possono lasciare così solo, abbandonato e farlo soffrire. Perché è l'unico modo per evitare la catastrofe. Un domani affrontare, non so, una questione di amore, di passione, in maniera del tutto irrazionale e con la testa proprio leggera, se non addirittura vuota, potrebbe esporvi a conseguenze veramente non inaspettate, perché poi il vostro sesto senso ve le suggerisce, d'altronde non è che avete fatto espatriare il cervello, voi non prestate attenzione, ma quello sempre lì sta. Ma anche piuttosto difficili da gestire, anche dolorose, cioè sbattere il musetto contro la realtà, perché ci si è accaniti a voler affrontare una situazione che fin dal principio
Avrebbe richiesto un atteggiamento differente, molto più calmo, più razionale. Poi cosa fate? Cioè, come lo interpretate? Dovete semplicemente prendere il risultato, portarlo a casa, andare via con la coda tra le gambe e non potete neanche ripresentarvi poi al grande consolatore, cioè alla testa, perché a un certo punto dovrete cercare di nuovo di fare previsioni. Ma allora se io ho fatto questo adesso? Quindi è come se voi steste cercando di chiudere le orecchie a ciò che il cervello vi sta dicendo, perché probabilmente volete fare qualcosa che sapete che non va fatto o che non va fatta e volete però essere tranquille, leggere, senza sensi di colpa. Eh sì, perché vi sta facendo la morale. Quindi io non so cosa stia succedendo e non so questo messaggio effettivamente a quante persone possa effettivamente parlare e a quante persone interessi affrontare il grande dilemma testa-cuore. Però se non lo approcciate, il problema non riuscite a fuggirlo. Quindi se non oggi, vi si ripresenta domani e il fatto che voi stiate spingendo talmente tanto sull'irrazionalità del sentimento perché siete molto coinvolte nei confronti di una determinata persona, però si vede che la realtà è così ostile che è evidente che non ci sono possibilità, ma non volete rassegnarvi, non è una non possibilità in assoluto, ma una non possibilità adesso. Quindi voi non volete saperne di tutte quelle evidenze che sono poi rafforzate anche dalla vostra testa, come a dire, ma che fai, remi con me o contro di me? Però la vostra testa, la vostra intelligenza ha il diritto dovere di tutelarvi per evitare delle perdite maggiori, perché voi ragionate nell'oggi pensando a delle opportunità e non le volete assolutamente perdere, ma la testa ragiona su ciò che vi tornerà indietro da queste opportunità e ha già capito che le conseguenze non saranno assolutamente piacevoli per voi. Quindi in questo caso il lasciarsi andare, il lasciare andare, il recuperare una connessione serena, anche tra la delusione di ciò che non potete compiere, però la fermezza della vostra volontà di ritentare in maniera molto più oculata, stando attenti ai cambiamenti, a ciò che il futuro può presentarvi, a nuove occasioni o anche a nuove opportunità con altre persone, questo vi dovrebbe dare la spinta per andare comunque avanti. Sì, perché il punto è che vi siete totalmente chiusi, chiuse, arenati intorno ad un'unica questione che è diventata il fulcro, al centro di tutti gli altri interessi. Non state facendo nulla, state disperdendo energie nel non fare assolutamente nulla. E guardate in maniera spasmodica intorno a voi come per leggere in ogni accadimento un messaggio in codice che l'universo vi manda per darvi conferma di quello che volete combinare. Fate pace con il cervello, ecco, cioè tutte queste carte servono semplicemente per dirci: fate pace con il cervello, voi avete deciso di dare il comando alla pancia, avete dato le redini della vostra vita in questo momento alla pancia. Prendetevi il rischio, l'azzardo di una grande vittoria, di una grande sconfitta. Con il cervello avreste trovato una situazione intermedia, né troppe perdite e neanche troppa intensità. Quindi è come quando si gioca a poker: la persona più razionale che non vuole perdere nulla è quella che magari azzarda tutto, però una grande botta di C, di creatività e vince. È anche giusto che sia così. Non voglio dirvi da quello che vedo che non valga la pena tentare di essere temerari, però il punto è sempre quello: non potete annullare comunque la vostra razionalità, perché anche nel bluff ci vuole la lucidità di capire che si sta bluffando. Ora, non è facile, il contesto non vi aiuta, le difficoltà sono tante, tra l'altro sono simili, devono passare tutte attraverso di voi, il che vuol dire che non siete totalmente liberi per agire. Questa precondizione al vostro movimento e all'attuazione e realizzazione del vostro piano è evidente tanto alla testa quanto al cuore, perché è proprio un'impossibilità, altrimenti voi avreste già preso la rincorsa. Voi state guardando al passato, cioè state motivando la vostra ostinazione ripensando a qualcosa del passato che vi sembra dare valore e anche lustro a una situazione che nell'oggi in realtà non vi dà neanche le possibilità di prenderla in considerazione. Quindi non so, magari quella persona un giorno vi ha fatto un sorriso e quel sorriso vale tutta la vostra ostinazione nell'oggi. Voi siete convinti che tra di voi c'è una connessione che viene da lontano, siete convinte che questa è la vostra anima gemella, che è la persona destinata, che non se n'è ancora resa conto e siete pronte veramente a fare di tutto, a sfidare qualsiasi cosa
pur di tentare. Il problema è che è un tentativo un po' coercitivo nei vostri confronti e nei confronti dell'altra persona, però oramai siete per l'azzardo, quindi le carte ci dicono solo questo. Voi state pianificando un corteggiamento, un'azione che logica non avrebbe mai, mai, mai né consigliato e neppure immaginato per come la state proprio mettendo nero su bianco. È inutile dirvi di ragionare di più, non lo farete perché tanto oramai è andata, il carro è partito, le mani che tengono le redini, l'abbiamo detto, sono quelle della pancia, la pancia vi porterà a questo salto nel vuoto, sappiatelo, state saltando nel vuoto e nell'oggi non sappiamo come andrà. È vero, il cervello vi avrebbe detto se salti cadi, quindi che lo fai a fare, però d'altronde quella parte più profonda vi dice tu che ne sai che hai le ali solo perché non le hai mai sperimentate, il cervello non ha fatto questa esperienza, non può mettere questo dato nella sua valutazione. Sappiate che state rischiando tutto con questa persona. Utilizziamo queste tre carte, vediamo come andrà. Bene, sicuramente i risultati non arrivano subito, però possiamo dire quantomeno che quell'ispirazione che vi muove un suo perché ce l'ha. Qualcosa in cantiere c'è, qualche grande cambiamento comunque si darà e qualcosa verrà alla luce e diventerà quindi evidente anche per la vostra testa. Il fatto che ci sia una carta con una donna gravida e che ci sia una situazione dove voi le mani, le redini, le state facendo mantenere alla vostra pancia e quindi che queste mani stiano proprio lì a proteggere la pancia, per me è una conferma circa il fatto che qualcosa di importante in cantiere comunque c'è e voi lo fiutate. Quindi state giocando o cercando di sfruttare l'intuizione e non l'intelligenza. E il vostro approccio, il vostro tentativo sarà proprio quello di proporvi e prima ancora di chiedere di portare. Eppure non c'è nessuna prova che riuscirete, ma solo una profonda e non è proprio. Mi si dice quando una cosa non può essere scardinata, convinzione, ma proprio una convinzione al limite dell'ideologia, che non possa non andare così. Beh, vi posso dire una cosa? Sembrerebbe che avete ragione. Quindi, ovviamente quando si guardano le carte e si interpretano non si fa il tifo per nessuna delle due fazioni, quando ci sono delle opzioni, no? In conflitto, in contrasto, in competizione, l'una con l'altra, l'una nei confronti dell'altra. Quindi io vi ho mostrato quello che ci hanno fatto vedere e queste resistenze che oppone il cervello, che fa l'offeso e che effettivamente sta attraversando una fase molto difficile perché ha perso il comando. Però potrebbe anche essere in realtà un grande cambiamento che arriva finalmente nella vostra vita proprio perché per una volta avete deciso di non ragionare più e di agire di pancia. Queste tre carte, le ultime tre, prima ancora di vederle, avevamo stabilito dovessero essere il responso è più che positivo, credo che siano le tre carte più belle di tutte quelle che abbiamo voltato, che abbiamo voltate, vabbè. Fatto sta che ciò che deve venire alla luce verrà alla luce, quindi l'obiettivo lo raggiungerete, complimenti, perché avete seguito una chimera, ma quella chimera si è dimostrata reale. Fantastico, fatemi sapere, un abbraccio.